Siete collegati con il Bauckhahn-Hambrechen Stadium di Monaco di Baviera, dove tra poco avrà inizio l'incontro tra l'Italia e la Croazia. Le squadre stanno entrando in campo coadiuvati dall'arbitro Beckenbauer, inquadrato. Lo vediamo. Ecco lo schieramento degli azzurri. L'Italia gioca con Buffon, Cannavaro, Barzagli, Zambrotta, Panucci, Pirlo, Baccio, Camoranesi, Gattuso, Perrotta, Toni e Di Natale. Risponde subito la Croazia con Pleticosa, Kovac e Simonton, Corlus, Zrinkan, Kovac, Modric, Mondura, Perso, Boban e Savicevic. Savicevic. Lo stadio è pieno in ordine di posto, come vediamo. Dovrebbe, sì, Variale, sei a bordo campo? Sì, Pizzul, sono a bordo campo. Scusa Variale, partite, abbiamo iniziato. Subito l'Italia che si estende sulla valle sinistra. Panucci, bello, subito per Perrotta. Ancora va via Panucci, subito per l'anno in mezzo, c'è Del Piero, il controllo in mezzo, c'è Baggio, poi c'è la vita, poi Del Piero, poi c'è Baggio. E no, Baggio no! La Croazia subito che si distingue con Serna. Doppia finta, Serna viene catalogato giù. Poi ancora Serna, fermato alla grande da Tommasi. Poi c'è ancora Serna. Serna, bella la finta di corpo di Serna. Ma se ne ancora va via Babic. Il pallone in mezzo tra la gente del campo. Poi ancora Mondric. Bella la finta di Kersp, di Mendrici, poi Serna, gli fa 1-2 Serna, va via, attenzione, subito la Croazia, poi c'è il tiro, bravo Buffon, e poi sì! No, ragazzi, no, è andata in vantaggio la Croazia, attenzione, sembrava in posizione regolare Edoardo, invece no, rivediamo, siamo sotto, sì, sospetta fuori gioco, invece no, vabbè, ha ragione Guadalini e Bobac. Siamo sotto. E allora si riparte. Partiti. Dino. Ancora il pallone. C'è subito la finta centrale. Pallone in mezzo per Dino Baggio. Dino. Poi viene fermato. Pallone in mezzo per Baggio. Poi Baggio tocca sull'esterno. C'è un pallone in mezzo per Tini. Tocca per Baggio da fuori. No. Ci sarà una rimessa laterale. Ci sarà una rimessa laterale. Invio di Pleticosa. Subito Simonic, la finta, poi Baggio, gli rubo il pallone, Baggio, finta di Baggio, tiro, il pallone viene ancora respinto, poi se viene sprogettato il pallone del bando 96, c'è un brutto intervento questa parte di Perrotta. C'è qualcuno di da studio? Sono Luzzi, ha segnato l'Avellino, pertanto Stankevicius porta in vantaggio l'Avellino, Avellino 1, cadenza 0-0, poi la linea, riprendo qui dallo stadio Spaventante di Monaco. C'è ancora Tony che va via, la finta di Perrotta. Perrotta da centra, vai Tommasi. In tanti minuti sono 14. Baggio. Poi in mezzo del Baggio, ancora poi c'è Dino, buon tiratore, tiro di Dino, Baggio. E la palla viene. Mamma. Non riusciamo a segnare. Dai ragazzi, bene così, Aleli Azzurri. Ancora Serna, Edoardo, poi c'è la bellissima copertura, va via da tre quarti di campo Baggio, subito sulla sinistra, c'è Casiraghi che adesso si gira, Casiraghi. E viene stoppato da Kovac, va via Babic, bella la finta di Kerp di Babic, poi c'è ancora, gli fa una Veronica intanto Cannavaro, la finta da tre quarti di Baggio. Gli chiede l'1-2, sì, l'1-2 è entrato, attenzione, va ancora in aria, prova Petri Maggio, Casiraghi, tiro Baggio, e la palla, sì, no, no, ma si può, guarda che roba, ma com'è possibile? Variale, c'è Lippi che è in stato confusionale. Adesso c'è subito Pleticosa rinvia il pallone centrale. C'è il colpo di testa. Ah, vantaggio del Napoli con Ezechiel Lavezzi. Napoli 1, Sampdoria 0 con la linea. Anche con le nazionali il Napoli. Bella la disinvoltura di Zambrotta. Zambrotta si dice che piede. Il lancio. È lanciato intanto Baggio, no. Kovac chiede l'1-2.
pallone in mezzo per David Perso. Poi c'è ancora un controllo e c'è Corluca che va via. Ragazzi, non compriamo bene. E c'è ancora Kranacic, tiro e bravo Gigi, poi recupera. È bravissimo Buffon. No. E non è possibile. Che voce di merda. Ma no. Mamma mia. Siamo di nuovo 7. Li portiamo 2-0. Per passare il turno basta un gol comunque. Ancora Perretta. Perretta la deve sventagliare in mezzo. Adesso sì, dagliela, non gli chiede 1-2, non lo ottiene subito. La tre quarti di campo ancora recupera l'Italia sulla sinistra. C'è ancora il pallone per Pirlo, prova Pirlo, mezzo per Baggio, ancora recupero di Serna. C'è ancora il pallone sulla tre quarti di campo. Da metà campo. E poi c'è ancora Pleticosa. Il retropassaggio riparte subito sulla destra Kovac. Il pallone in mezzo alla tre quarti per David Persson. E intanto di nuovo buon pallone Baggio, finita di Baggio, ti chiede loro due a Casiraghi, poi c'è ancora pallone in mezzo, Dino, buon tiratore, tiro di Dino, è la palla che viene spinta, poi c'è un pallone in mezzo e gliela dà De Ressi, Baggio, tiro, sì, ed è gol di Baggio, il gol di Baggio, colui che non giocava mai, che diceva che lo tirava sempre in panca, e come mai? Che Baggio, guarda che Baggio, ed è pareggio, e adesso ci basta un gol, riparte subito la Croazia, il pallone sventagliato a centrocampo, bella la finta, Urloca, Luca chiede l'1-2 e lo ottiene David Perso. Poi c'è ancora un problema di mezzo, bravissimo Zambrotta, il recupero di Casiraghi, Petini, dai ragazzi non molliamo in questo momento, va via ancora Eduardo, il pallone in mezzo, no è qui che dobbiamo fermarli, vai esci Gigi, bravo Gigi, poi c'è ancora il recupero, che squadra di me, e ancora la Croazia che avanza, belle le leve, le falcate che va sulla sinistra. Poi li chiede l'1-2, stupendo, li fa una Veronica. Il pallone è ancora alla tre quarti, poi... Scusa Pizzul, sono Luzzi, interrompo perché la Viterbese si è portata in vantaggio con un gol di Di Natale. Il pallone in mezzo, mi dai il pallone, mette Baggio, dai Dino, pallone in mezzo. E poi viene sventagliata, è troppi errori. Scusa Pizzul, devi venire uno studio? Mi dà la linea destra, c'è Baggio che viene respinto il pallone di Baggio. Poi c'è ancora un recupero. E sventaglio, vai bene così, lei gli azzurri. Dai, intanto c'è Perso che accusa contrattura, c'è un pallone intanto in mezzo, esce il portiere, branca e presa di via. Intanto siamo nel recupero, c'è l'arbitro Beckenbauer, ecco, adesso manda a prendere tutti un tè caldo. Linea alla pubblicità. Bentornati, siamo nel secondo tempo tra la Croazia e l'Italia. C'è subito la Croazia che si porta, che attacca da sinistra verso destra, l'Italia attacca da destra verso sinistra. Rivera. E poi c'è ancora un pallone sventagliato in questo momento e giocano bene intanto i croati, l'ex Repubblica di Slovenia. Sorgeva sui monti della poi c'è subito ancora la Croazia che viene ancora in avanti, fermato Zorro Boban, Barzagli, Panucci, Pirlo, Gattuso, il pallone in mezzo per Baggio, finta di Baggio, il pallone in mezzo, c'è Dino Baggio, c'è un controllo, viene sventagliato e calcio d'angolo, adesso così che dobbiamo attaccare. Intanto c'è un problema per Tony, lui che a te, ci sono due cambi ed entra Mauri. Ci sono due esordi, se non erro, di... ecco, è entrato Rosina e Mauri. Calcio angolo per l'Italia, colpo di testa sventagliato, dai ragazzi, pallone in mezzo per Panucci, finta ancora Panucci, Baggio, dai tira adesso, tiro di Baggio, galla, abbiamo pareggiato, sì, il gol di Baggio, il gol.